Ciao ragazze, allora oggi mi sono svegliata e ho deciso oggi voglio fermare. È la quarta volta che dico fermare. Oggi voglio filmare un nuovo Get Ready With Me, visto che ormai sono secoli che non ne facevo uno. Ho realizzato questo trucco che ha gli occhi molto molto semplici, luminosi, estivi, e questo rossetto stupendo che è di Zoeva, di cui vi parlo appunto mentre mi trucco. È un rossetto bellissimo, questo fucsia acceso, veramente un colore stupendo, super pigmentato, cremoso, veramente meraviglioso. Vi mostro poi tanti prodotti nuovi che ho qui da un bel po' di tempo, di cui non vedevo l'ora di parlarvi, quindi spero tanto che il trucco vi piaccia, fatemelo sapere nei commenti e vi lascio al Get Ready With Me. Spero che non si senta il rumore del condizionatore, solo che fa troppo caldo e non riesco a non tenerlo acceso. Allora, ho già applicato la mia crema idratante e il burro cacao. Ora vado ad usare questo primer, perché quando fa caldo mi piace usare un primer, perché almeno il trucco dura di più, anche se non userò fondotinta né BB cream, però il primer comunque mi garantisce che il trucco duri di più. E uso questo qui, che è la base nutriente levigante per pelle secca di Puro Bio. Puro Bio è diventata una delle mie marche preferite, mi hanno mandato un po' di tempo fa un sacco di prodotti e non vedo l'ora di parlarvene, solo che appunto non ho fatto video per un po' di tempo e oggi ne userò un po', però davvero hanno dei prodotti molto molto buoni. Quindi io lo applico con le mani perché lo uso come se fosse una crema. Non ne uso tantissimo perché sennò poi ovviamente risulta pesante e mi concentro sulle guance e sulla fronte, un po' sul naso, sul mento. Essendo questo un primer naturale, non contiene tutti quei siliconi o comunque quegli ingredienti nocivi che di solito contengono i primer di altre marche, quindi ve lo consiglio. Poi, allora, come ho detto, io d'estate non uso fondotinta, BB cream, niente, perché ho troppo caldo. Quindi userò semplicemente un po' di correttore e anche in questo caso utilizzo questo correttore della Puro Bio, che è il Sublime Concealer. Userò la tonalità 03 perché sono un po' abbronzata, come potete vedere è un evento miracoloso, però sono un po' abbronzata, quindi uso la tonalità più scura e la applico direttamente con il pennellino che c'è nel prodotto. Devo dire che non è un colore perfetto, però poi con la cipria più o meno andrò ad uniformare il tutto. E non uso veramente pochissimo dove ho proprio qualche imperfezione. Però d'estate mi piace lasciare respirare la pelle perché già con questo caldo è un casino. Questo correttore mi piace tanto perché innanzitutto l'applicatore è comodissimo. Adesso vado a sfumarlo con la Beauty Blender, cioè la Beauty Blender, la spugnetta simile alla Beauty Blender, sempre di Puro Bio, che ho bagnato in precedenza con acqua. E anche questa per applicare i prodotti per il viso mi piace veramente tantissimo. Mi piace davvero tanto come sfuma, dà un effetto molto naturale, toglie l'eccesso di prodotto e sfuma veramente bene. Io la uso appunto pressando, diciamo, il prodotto, non trascinandolo. Ok, dai. Non mi interessa avere una pelle particolarmente perfetta perché, come vi dicevo, fa troppo caldo. Vado ad applicare subito la cipria e utilizzo questa qui di Divage, che è la cipria più scura che ho, che è la cipria compatta Velvet Powder numero... c'è scritto 5203. Non so se sia questa tonalità, comunque è una cipria abbastanza scura, cioè per i miei standard, e la applico con un pennello di Zoeva. La metto sulla fronte, nella zona T, ai lati del naso, e poi qui la sfumo semplicemente. Ah, ma qui non ho sfumato il correttore. Complimenti! Si vede che tanto che non faccio video. Sono tipo 3 settimane che non mi trucco. Cioè, mi sono truccata per la prima volta ieri, ma erano 3 settimane che non mi truccavo. E devo dire che è piuttosto comodo non truccarsi, ma più che altro perché ero al mare o comunque in giro e non mi andava di truccarmi.
quindi sto perdendo colpi, però mi riprenderò. Quindi cipria, ok. Vado a fare prima gli occhi e poi il viso. Allora, sugli occhi voglio utilizzare come primer, visto che fa così caldo, questo matitone, che in teoria sarebbe un correttore, sempre della Porubio. Mi hanno mandato questi 4 matitoni correttore di questi 4 colori, verde, arancione e viola. Questi li proverò poi, prima o poi li proverò. Voglio usare oggi questo qui, che è un colore illuminante, per come primer appunto. Non so se funzionerà questa cosa, però essendo un matitone dovrebbe essere un po' più solido come consistenza, quindi tenere di più il trucco. Lo sfumo con le dita così che il prodotto si riscaldi anche un pochino, perché è abbastanza, non è cremoso come matitone. Anche gli altri ho notato che non sono molto cremosi, quindi lo scaldo il prodotto con le dita in modo da sfumarlo. Ne metto un pochino anche qui e sull'arcata, così da andare anche a illuminare l'arcata sopracciglia. Mi mancavano questi termini. Erano mesi che non dicevo arcata sopraccigliare. Devo dire che si sfuma bene e uniforma bene l'incarnato. Per quanto riguarda gli ombretti, andrò a fare un trucco molto semplice perché voglio concentrarmi sul rossetto e vado ad utilizzare questa palette di Zoeva che amo, è meravigliosa. E, è la palette Warm Spectrum, che mi era stata mandata un bel po' di tempo fa, questa primavera. Mi pare di averla già utilizzata in un video, non sono sicura. Comunque penso di, sono sicura di averla mostrata in un haul, è vero. E vado ad usare questa, che ha dei colori stupendi. Inizio con questo colore qui, che è un oro shimmer, non caldissimo, è un bel colore shimmer, tipo champagne, e lo applico su tutta la palpebra per dare luminosità. È così tanto che non faccio video, che non mi ricordavo più cosa dovessi fare. Chissà quando dovrò editare, se mi ricorderò ancora come si usa Final Cut. Quello sarà un problema, penso. Poi, con un pennello da sfumatura abbastanza preciso, sempre di Zoeva, prendo questo marrone opaco, che è un marrone opaco medio, non troppo scuro né troppo chiaro, e vado a metterlo nella piega molto leggermente. Non calco con la mano perché voglio dare giusto, voglio creare giusto un'ombra, però non voglio fare un trucco intenso, appunto voglio tenerlo luminoso. Sotto l'arcata sopraccigliare utilizzo questo colore qui, che è quasi un bianco, un panna, e vado appunto ad applicarlo qui. Per renderlo un po' più caldo utilizzo questo colore, che è un arancio, che io amo, è un colore che veramente adoro, è opaco, e con un pennello a sfumatura piuttosto ampio ne prendo pochissimo e vado a metterlo nella piega sopra il marrone di prima, appunto per renderlo più caldo, più estivo. E questo è uno di quei colori che veramente userei su tutti i trucchi, perché mi piace tantissimo l'effetto aranciato che dà. Come illuminante utilizzo il Mary Luminizer di The Balm, che rimane il mio illuminante preferito in assoluto, e vado ad applicarlo all'angolo interno e lo porto un po' anche qui sulla palpebra. Sulle ciglia inferiori riprendo la mia palette di Zoeva e vado ad applicare un mix di questo marroncino e di questo arancio, sempre opachi. Per dare più definizione alla rima superiore vado a prendere questo marrone opaco, che è abbastanza scuro, con un pennello, uso quello di prima, che è comunque molto preciso, vado a prenderlo di punta e vado a creare una sorta di riga di eyeliner, però ovviamente molto sfumata. E sto molto attaccata alle ciglia, verso l'esterno, così che quasi non si veda.
Adesso mascara. Sono rimasta fedele a questo mascara di Essence che non mi delude mai, che è la Love Extreme, e non so veramente quanti ne ho consumati, ma in questi mesi ho continuato a usare sempre questo, lo adoro veramente, è il mio mascara preferito. Quindi vado ad applicare questo mascara sia sulle ciglia superiori che inferiori. Intanto è passata mezz'ora, perché come saprete io il mascara lo lavoro tantissimo, ci metto tipo 5-10 minuti, no, 10 minuti magari no, però 4-5 minuti sì. Quindi ho finito di mettere il mascara e come vedete il look degli occhi è molto molto semplice, potreste benissimo usarlo tutti i giorni come trucco anche per il lavoro, per la scuola, non so perché mi venga sempre in mente la scuola, comunque. Occhi finiti, ora per quanto riguarda le sopracciglia, io adoro le sopracciglia naturali, quindi vado semplicemente a riempirle un pochino con questa matita di Purubio per le sopracciglia, che è buonissima, veramente questa matita è ottima, e il pettinino e poi la matita che ora tempererò. E mi aveva mandato la Nevi Cosmetics questo temperino che ha da una parte quello per i matiti piccoli e dall'altra quello per i matitoni, ok? Vado prima a pettinarle. Magari non così. E vado a riempirle leggermente, giusto per dare un po' più di definizione. Ma a me piacciono molto le sopracciglia naturali. Io le ho già abbastanza piene. Le ho già molto piene, quindi mi piacciono così. E poi vado a pettinarle di nuovo. Vado a dare un ritocchino alla cipria e a togliere, nel caso avessi un po' di ombretto qua sotto, anzi magari vado a mettere un po' di correttore, perché nonostante io stia dormendo tanto ho comunque le occhiaie, perché vado a dormire tardissimo, quindi uso un po' di correttore, questo della Elf, proprio pochissimo, giusto per illuminare questa zona. Questi capelli oggi ovviamente sono i miei capelli naturali, perché quando è estate li lascio sempre asciugare all'aria, perché prima di tutto il phon danneggia i capelli e poi fa veramente troppo caldo. Ora passo al viso. E volevo far vedere questi prodotti che mi sono stati mandati da Neve Cosmetics un sacco di tempo fa, questa primavera, se non mi sbaglio, che sono dei blush. Io ho 5 colori, che adesso non riesco a tenere tutti insieme, mi cadrà sicuramente qualcosa. Sono questi blush in crema, che hanno un packaging delizioso, sono delle roselline praticamente, sono veramente molto carini. Io ho appunto 5 colorazioni e oggi andrò ad utilizzare questo bel rosa, che è un colore estivo molto molto bello, e vado a prenderlo, a prelevare così il prodotto e a sfumarlo sulle guance. Non ho mai usato questo colore perché è un rosa abbastanza acceso e siccome io sono pallidissima, sarei sembrata Heidi, invece adesso siccome sono un po' abbronzata sembro Heidi lo stesso, ma vabbè. Dà questo colorito alle guance molto molto sano e mi piacciono veramente tanto. Poi durano tantissimo, sicuramente me li vedrete usare in molti trucchi. Ok, bronzer, finalmente posso usare il bronzer glitterato. Non è glitterato, è tipo satinato, non lo so. Ora che è estate, questo qui è un prodotto vecchissimo di Essence della linea Sun Club, che io tuttora adoro. Sicuramente avranno qualcosa di simile ora, ma questo è veramente stupendo. Ha questi colori, non sono shimmer, sono proprio luminosi, quasi come un illuminante. Io vado ad utilizzare un pennello molto ampio perché è pigmentatissimo questo prodotto, e vado a scaldare l'incarnato. Ora che me lo posso in un certo senso permettere, dato che con tanta fatica mi sono abbronzata, fino a sembrare un Oompa Loompa. Ora
prodotto immancabile, l'illuminante che ho utilizzato prima anche all'interno dell'occhio, che è appunto quello di The Balm. Utilizzo un pennello a ventaglio e diciamo che non mi do limiti. No, vabbè, già il bronzer che ho usato è super luminoso, quindi vorrei evitare di sembrare una palla da discoteca, però d'estate a me piace il luminoso, mi piace proprio brillare. Ora passiamo al pezzo forte, ovvero le labbra. Utilizzerò questo rossetto di Zoeva, che ho da un bel po' di tempo, non avevo mai usato, ma è veramente bellissimo. È questo fucsia, super acceso, super intenso, stupendo. E si chiama Pop Stitch. Prima però utilizzerò una matita labbra. Ho già applicato il burro cacao prima, che ora toglierò in modo molto poco elegante con le dita. E utilizzo come matita questo qui, che sarebbe un matitone di Neve Cosmetics Due Baci, si chiama, che appunto da una parte ha il rossetto e dall'altra la matita. Io utilizzo solo la matita appunto per fare il contorno, ed è un bel fucsia che si abbina perfettamente al rossetto. Inizio applicandolo direttamente da qui e poi andrò con più precisione a sfumarlo con un pennellino. Oggi mi stava cadendo, ok. Cade in mezzo. Come vedete è super pigmentato, ma è un colore stupendo. Vado a prendere un pennellino. E voilà, il look è completo, il protagonista è decisamente questo rossetto, che è stupendo. Fatemi sapere se piace anche a voi nei commenti, secondo me è veramente un colore bellissimo. E sono contenta di essere tornata a fare questo tipo di video, mi mancavano un sacco, ho un bel po' di prodotti nuovi da mostrarvi. Quindi niente, fatemi sapere se questo trucco vi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao!